nuovo, Jessica ti parla di Microsoft, si ferma lì, ci parla dei loro posti, parla anche ciao. Oltre che la tecnologia serve. Mi hanno già presentata, quindi non mi presento più, però nel caso qui sulla slide trovate tutti i miei contatti, le slide le metterò poi a disposizione su SlideShare, quindi se mi seguite su Twitter poi metterò sicuramente il link, posterò sicuramente il link tra i miei post. Allora, di cosa vi voglio parlare oggi? Non vi parlerò di intelligenza artificiale nello specifico, ma andremo a vedere qual è, diciamo, la visione di Microsoft nei confronti dell'esplosione dell'intelligenza artificiale e successivamente quello su cui mi vorrei concentrare più che altro è insieme a voi la discussione di alcuni servizi che Microsoft mette a disposizione per creare chatbot, ma anche tutta una parte di servizi cognitivi che possono essere integrati all'interno dei chatbot, specialmente quelli per la comprensione del linguaggio naturale, l'analisi del testo, che possono, diciamo, aiutare a creare dei chatbot, diciamo così, più intelligenti. Questa è un po' la visione di Microsoft, che riprende quello che è, diciamo, quella che è la mission, quella, diciamo, le ultime tre righe di questa frase rappresentano la mission di Microsoft nel permettere a qualunque persona, a qualunque organizzazione del mondo di essere più produttiva, di ottenere di più. In questo caso anche il concetto di democratizzazione dell'intelligenza artificiale va a sposarsi con questa missione di Microsoft. Quindi sostanzialmente come Microsoft cerca ogni giorno di portare avanti questo obiettivo, di raggiungere questo obiettivo, basandosi su questi quattro concetti fondamentali. Il concetto di agent, sostanzialmente la creazione di assistenti virtuali, agenti virtuali, che siano in grado di permettere una comunicazione più facile e più naturale tra uomo e macchina. Pensate per esempio all'assistente virtuale di Microsoft Cortana, quello è l'esempio tipico di questo primo punto. Il secondo punto è la possibilità di avere delle applicazioni intrise di intelligenza. Quindi pensate anche qui per esempio a soluzioni come SwiftKey, che tramite dei meccanismi di machine learning dietro le quinte vi permettono di, a mano che utilizzate la tastiera, farvi proporre quale sarà la prossima parola. Oppure soluzioni come le nuove funzionalità che sono state introdotte all'interno di Outlook, per esempio, per rendere più produttiva la giornata lavorativa del dipendente. Quindi tramite My Analytics vi vengono, non so se qualcuno di voi ha già avuto modo di provarlo, a me per esempio arrivano i report tutti i lunedì dove mi dice guarda che in base a come hai utilizzato Outlook e la tua macchina, il tuo PC, noto che tutte le volte che sei in meeting con una determinata persona stai facendo altro, quindi magari potresti parlare con quella persona per capire se effettivamente la tua presenza a quel meeting possa avere senso. Ma questa, vabbè, è soltanto un esempio per una battuta. Però anche altre cose, come per esempio vedo che hai lavorato sulla settimana, hai fissato meeting tutta la settimana oltre l'orario lavorativo, quindi c'è qualcosa che non va, sei più scarica, cerca di capire magari cosa stai facendo. Questo, vabbè, è soltanto un esempio, ce ne sono ormai tantissime applicazioni, sia Microsoft che non, che mettono a disposizione questo tipo di funzionalità per aumentare la produttività basandosi su modelli di machine learning, servizi cognitivi e così via. Arriviamo al punto dei servizi, che secondo me, dal mio punto di vista, è quello più importante. Microsoft mette a disposizione questi agenti, mette a disposizione queste applicazioni, ma vuole anche, diciamo, facilitare, abilitare lo sviluppatore a sviluppare applicazioni a loro volta intrise di questa intelligenza. Per farlo ha preso tutta la parte di intelligenza artificiale, machine learning, tutta la parte di modelli e di algoritmi che negli anni ha sviluppato e ha aggiunto all'interno dei servizi, delle soluzioni che normalmente propone,
e li ha fatti diventare dei servizi. Li ha fatti diventare dei servizi che possono essere resi disponibili, appunto, sono stati resi disponibili agli sviluppatori per integrarli all'interno delle loro applicazioni. E naturalmente, anche se l'ultimo punto non è meno importante, l'infrastruttura per far, diciamo, girare queste applicazioni, appunto, tramite, principalmente tramite il cloud. Quando parliamo di servizi, sostanzialmente i servizi che Microsoft mette a disposizione in questo campo sono tutta la parte di Cortana Intelligence Suite. Non so se avete, qualcuno di voi ha avuto modo di sentire magari qualche presentazione o leggere qualcosa relativamente a questa tecnologia. È tutta una serie di tecnologie che permettono, lo sviluppo, abilitano allo sviluppo di soluzioni basate principalmente su intelligenza artificiale, cloud e elaborazione dei dati. Quindi i servizi che fanno parte della Cortana Intelligence Suite non sono soltanto il Box Framework e i Point Services che vedremo oggi, ma c'è anche tutta una parte di servizi già normalmente disponibili su Azure che già possono essere utilizzati nei tradizionali scenari di elaborazione di big data, analisi sui dati e così via, che però possono essere facilmente integrati all'interno di queste soluzioni che andiamo a creare. Il primo servizio che vediamo, perché siamo al chatbot meetup, è il servizio di Box Framework, sostanzialmente, è il Box Framework che Microsoft mette a disposizione. Questo servizio, questo framework, chiamiamolo con il suo nome, vuole sostanzialmente essere uno strumento, anzi un insieme di strumenti, un insieme di tool, che permette allo sviluppatore di ridurre il lavoro che deve fare nello sviluppo di quando sta sviluppando un chatbot. Quindi tramite il Bot Connector mette già a disposizione la piattaforma necessaria per poter collegare il bot, quindi l'applicazione che abbiamo sviluppato, ai principali canali di comunicazione già esistenti, quindi Skype, è stato aggiunto Bing per avere la possibilità di dare un'esperienza di chat anche all'interno del motore di ricerca, la web chat, quindi per embeddare il bot che avete creato all'interno di un'applicazione web, non dovendovi più preoccupare di creare voi l'applicazione che farà da chatbot. Skype for Business, da qualche settimana ormai, da Build, che è stato il 10 maggio, quindi un mesetto, è stato introdotto anche il connettore a Skype for Business, il connettore per Cortana, che va a fare parte di un altro servizio, che è sostanzialmente il servizio di Cortana Skills Kit. Quanti di voi hanno mai usato Cortana? Ok. Quanti di voi hanno mai usato Siri? Ok. Allora, nel momento in cui parlate con Siri o Cortana, avete la possibilità di fare l'assistente virtuale ha già delle capacità che sono state sviluppate dall'azienda che l'ha messo a disposizione. Cortana in particolare, nel momento in cui avete installato Cortana, avete un dispositivo con Cortana e state sviluppando un'applicazione, potete inserire all'interno dell'applicazione la funzionalità di poter lanciare questa applicazione tramite Cortana. Quindi dicendo, ehi Cortana, voglio far partire una determinata funzionalità che è presente nell'applicazione che ho installato sul dispositivo, potete farla partire direttamente. Che cosa succede? Sfruttando invece il connettore che Box Framework mette a disposizione e le Cortana Skills Kit, che sono attualmente disponibili in preview, quello che potete fare è pubblicare direttamente delle skill di Cortana, quindi dare la possibilità all'utente di utilizzare il vostro servizio, all'utente che ha Cortana installato sul device, di utilizzare il vostro servizio senza avere un'applicazione installata. Quindi lui ha già, nel momento in cui compra quel device, avrà già il vostro servizio disponibile, potenzialmente utilizzabile. Poi ci sono connettori più particolari, ne sono stati riportati soltanto alcuni, poi ce ne sono altri. Uno su cui faccio ancora un attimo un punto è il connettore Direct Line, perché vi permette sostanzialmente di andare a integrare il vostro bot dentro qualsiasi applicazione, anche quella che sviluppate voi. Quindi se voi avete sviluppato un'applicazione, dentro avete una sezione dove l'utente può chattare con appunto il bot che avete creato, potete collegare anche quel tipo di canale, perché a tutti gli effetti poi è un canale. Tutta la parte, il core del framework sta nel bot builder. Questo disegnino è volutamente scherzoso, e poi ci sono tutte le componenti disegnate all'interno. Il bot builder va a
gestire tutta quella che è la parte di gestione del flusso della conversazione, gestione di, della memorizzazione nel, in uno store interno di dati che possono essere relativi alla conversazione o relativi all'utente, e così via. E in più vi permette di andarvi poi a collegare con altri servizi. Altri servizi che possono essere quelli che vedremo dopo, possono essere servizi Azure, possono essere servizi di terze parti, e via dicendo. I servizi che vedremo dopo sono sostanzialmente questi, e sono i Microsoft Cognitive Services. Sono servizi, sono REST API, a tutti gli effetti, quindi sono servizi web, che potete richiamare all'interno delle vostre applicazioni. E diciamo, ce ne sono un po' per tutti i gusti, nel senso che ci sono servizi che si occupano di fare la, l'analisi delle immagini, servizi che si occupano di analizzare invece il parlato, servizi per il linguaggio scritto, servizi per la ricerca, e poi c'è tutta una serie di servizi che sono stati inseriti sotto il nome di Labs, perché sono dei servizi che Microsoft attualmente sta fornendo agli sviluppatori in test. Nel senso, Microsoft sta dicendo: vi do a disposizione questo servizio, che sono, hanno tutti dei nomi in codice, come vedremo successivamente, per capire quanto quel servizio è utile per gli sviluppatori, se gli sviluppatori hanno dei feedback su quel determinato servizio, se si può migliorare qualcosa, se sarebbe meglio magari diciamo, optare per qualcosa di diverso perché quel servizio non interessa a, in generale a, a uno sviluppatore, e così via. Questi sono i nomi. Qualcuno probabilmente più esplicativo, qualcun altro meno. Non andremo a scendere nel dettaglio di ognuno, in realtà non è l'obiettivo di questa presentazione. Noi ci focalizzeremo su due dei servizi per il linguaggio, che sono diciamo quelli che tipicamente possono, uno è tipicamente integrato all'interno di un bot, e capirete dopo perché, l'altro può fornire delle, delle funzionalità aggiuntive. Come vi dicevo, ce ne sono un po' per tutti i gusti. Se qualcuno di voi ha qualche, diciamo, qualche interesse a approfondirne, qualcuno nello specifico, possiamo poi parlarne successivamente, ma non andare nel dettaglio adesso perché non è, diciamo, non è il mio scopo in questa presentazione. Prima di passare a vederli nel dettaglio, a vedere i due di cui avevo parlato prima nel dettaglio, qui vi ho diciamo, inserito questa slide per farvi capire un pochino più dal punto di vista tecnico che cosa sono questi servizi che Microsoft mette a disposizione. Allora, volevo fare una domanda all'inizio, ma mi sono dimenticata. Quanti di voi sviluppano? Ok, perfetto. Sapevo che c'era un audience mista, quindi appunto ho voluto tenere la, la presentazione al limite proprio per non rischiare di perderci per strada qualcuno. Per quelli che sviluppano, ma anche per gli altri, per conoscenza, i servizi che, di cui vi ho parlato sono sostanzialmente dei servizi web, come vi dicevo, potete richiamarli all'interno delle vostre applicazioni tramite REST API, e sostanzialmente sono servizi su cui, come vi dicevo prima, Microsoft sta continuando a lavorare. Alcuni di questi, avete per esempio visto tutta la parte di search o la parte di face analysis, sono già diciamo, stati anche utilizzati da Microsoft in alcuni dei suoi prodotti, e adesso li mette a disposizione, come vi dicevo appunto, per l'obiettivo che ci siamo prefissati, di cui vi parlavo prima, li mette a disposizione per gli sviluppatori per poterli, anche per potersi avvantaggiare anche loro di quei servizi integrandoli all'interno della loro applicazione. Quello che vedremo in particolare, su cui ci focalizzeremo, è la parte di linguaggio. In particolare, questi sono i servizi che fanno parte della, stanno sotto il cappello di servizi cognitivi per il linguaggio. Noi ci focalizzeremo su due di questi: il Language Understanding Intelligence Services, che serve sostanzialmente per comprendere il linguaggio naturale. E qui penso tutti, immagino tutti, capiranno perché ne parliamo nell'ambito chatbot. Perché nel momento in cui io mi trovo a dover creare un chatbot, posso scegliere di sostanzialmente, adesso la semplifico, però posso scegliere di dare due tipi di esperienze all'utente. Posso avere un'esperienza dove il chatbot sa fare quattro cose e gliele propongo magari con dei bottoni in una modalità molto guidata, che può essere positivo, nel senso che l'utente viene guidato passo passo e quindi diciamo non, è difficile magari fornirgli dei messaggi che non sono coerenti con quello che ci sta chiedendo. Posso dall'altra parte, sfruttando questo tipo di servizi, offrire un'esperienza più naturale e quindi dare la possibilità all'utente di parlare con il nostro chatbot nel momento in cui ha bisogno di supporto, nel momento in cui vuole utilizzare il nostro servizio, nel momento in cui appunto si trova a parlare con il nostro chatbot,
in modo più naturale, e vediamo tra poco come. In più ho aggiunto anche una parte test analytics per farvi capire appunto come si possono andare ad aggiungere funzionalità al chatbot che andiamo a sviluppare. Questa ve la faccio vedere direttamente dal portale. Vado sul portale di Luis. Allora, sostanzialmente quando ci troviamo a sviluppare, quando dobbiamo creare, dobbiamo utilizzare il servizio di language understanding, ci troviamo a creare un modello di linguaggio. Il modello di linguaggio è basato sostanzialmente su due concetti. Non vorrei essere disconnessa da internet, ma ci siamo. È basato su due concetti, il concetto di intent e il concetto di entity. Gli intent sono i verbi, sostanzialmente, e le entity sono i complementi oggetti. Che cosa vuol dire? Vuol dire che l'intent è come viene riconosciuto, cioè l'intenzione che viene compresa nella frase. Le entity sono delle specificazioni ulteriori di quella intenzione. Ho preparato questo esempio dove io sto andando a creare un bot per un evento che permetta agli utenti, ai partecipanti dell'evento, di fornire un feedback allo speaker che sta parlando o agli speaker che ci saranno durante l'evento. Quindi avrò delle intenzioni, il mio modello di linguaggio sarà sostanzialmente strutturato in modo tale, vabbè, oltre agli intent standard che fanno parte più o meno di tutte le soluzioni, come quello dei saluti e quello della richiesta di aiuto per utilizzare il bot, potrei chiedere più informazioni sullo speaker di cui ho ascoltato il talk, oppure potrei volerlo seguire su Twitter, per esempio, oppure vorrei fornire un feedback. Queste sono le funzionalità che il mio bot poi dovrà avere. Che cosa succede? Succede che, vabbè, vado a definire il mio intent, per addestrare il modello dovrò fornire una serie di frasi. Queste non devono essere tutte le frasi possibili, immaginabili, con cui il mio utente possa chiedere una determinata funzionalità. Questo non fa un match preciso sulle parole, ma si basa su un modello semantico per cui va a comprendere il significato, non tanto la parola stessa. Quindi non servirà a dargli tutto lo scillo umano per chiedere maggiori informazioni. Adesso l'ho fatto volutamente in inglese, ma questo servizio supporta l'italiano senza problemi. E poi quello che vedete tra parentesi, quadre, sono sostanzialmente le entity che sono andate a definire, perché io voglio avere maggiori informazioni, ma su cosa? Adesso non l'ho implementato, ma potrebbe essere l'intent generico, maggiori informazioni, e poi potrei volere maggiori informazioni sulla location dell'evento, sullo speaker, su, non lo so, le sessioni che ci saranno, e così sull'agenda, su cosa ci sarà al pranzo, al buffet, a che ora sarà il pranzo, e così via. Quindi per specificare la mia intenzione, quindi per far capire al mio bot meglio che cosa gli sto chiedendo, posso andare a specificarlo con delle entity. E la stessa cosa anche qua, posso andare a definirle, qua per esempio questo speaker e user per aiutarmi con il more info e il follow su Twitter. In realtà posso usarne anche una unica, però fatto così. E una cosa che è stata inserita, anche questa da un mesetto, dopo la conferenza, la build, è la possibilità di utilizzare dei domini già precostituiti. Che cosa vuol dire? Vuol dire che se io sto facendo un bot che deve gestire il calendario del mio utente o deve gestire degli eventi, in questo caso io non l'ho usato volontariamente, ma potevo usare questo qui, o deve fare home automation, per esempio, quindi accendere e spegnere le luci in casa, perché poi è integrato con un sistema di home automation, io posso decidere di utilizzare questi domini. Qua, se voi li selezionate, vedete che ci sono già degli intent, già predefiniti, con già delle frasi che sono state passate per permettere al modello di comprendere, e delle entity già preconfezionate per voi. Quindi se qualcuno di questi scenari fa il caso vostro, al momento sono disponibili soltanto in inglese, ma sono stati introdotti da un mese, quindi a breve saranno disponibili anche in italiano. L'ultima cosa su Luis è che, e questo ci tengo a dirlo, ci tengo che lo capiate molto bene, Luis non darà la risposta al vostro utente. Questo strumento si chiama Language Understanding, quindi lui si occupa, il suo mestiere è quello di capire che cosa l'utente sta dicendo. Sarete voi,
sviluppatori all'interno del vostro bot, del bot che sviluppate, ma in realtà questo lo potete usare anche in un'applicazione che gira su una Raspberry per fare appunto, cioè per spegnere le luci in casa. Sarete voi che, allacciandovi a una knowledge base, allacciandovi a un database dove sono contenute le informazioni e così via, andrete a capire che cosa vi sta chiedendo l'utente, fare una ricerca sulla vostra knowledge base e fornire una risposta all'utente. Ok, questo di mestiere non dà una risposta a quello che l'utente ha chiesto. Qual è l'output di questo? Adesso ve lo faccio vedere. Ve lo faccio vedere in modo grezzo, poi dopo lo andiamo a vedere dentro un'applicazione. Avete visto che quando, nel momento in cui io pubblico il mio modello, mi viene dato dei point, perché a tutti gli effetti io farò un'interrogazione tramite REST API a questo modello all'interno del mio bot o all'interno della mia applicazione. Se io apro banalmente nel browser questo link, questa è la query qua è nulla, quindi non gli sto chiedendo niente. Per lui mi sta dicendo qual è la query, è nulla, non ci sono intent e non ci sono entities. Se io gli dico per esempio, in questo caso che cosa succede? Succede che lui mi sta dicendo, vabbè, mi dice tutti gli intent e lo score con cui ha diciamo selezionato quel tipo di intent, cioè con cui diciamo l'intenzione è stata associata a uno specifico intent, mi dà quello che ha il top scoring e mi dice guarda che io ho capito che l'intenzione dell'utente era quello di avere maggiore informazione. Vabbè, sono per esempio banale, però se ci fossero state delle entity mi avrebbe dato anche anche un entity alla fine. Per esempio adesso mi stai dicendo che c'è anche un entity, quindi io posso prendere questo JSON. In realtà non avrò bisogno di passare questo JSON all'interno della mia applicazione, perché all'interno del bot framework, come vi dicevo prima, ci sono già diciamo all'interno dell'SDK ci sono già dei metodi che si occupano di farlo per conto loro, quindi non avrò bisogno, avrò semplicemente bisogno di definire una classe all'interno del mio codice, se sto sviluppando il C#, definire una classe, definire un metodo per ognuno di questi intent e lui si occuperà di fare, diciamo, di mandare il messaggio, cioè di mandare il risultato all'intent corretto, che poi prenderà il messaggio che ha dato l'utente, potrebbe per esempio utilizzare, verificare se ci sono delle entity per fare poi una ricerca all'interno di un database, all'interno di un altro sistema e così via. Scusa, una domanda. Sì? Lo score all'interno di che range? Lo score è da 0 a 1. Quindi probabilità che sia quello. Esatto. È notazione scientifica. Ah, ok. Sì, no, sì, scusate, qua è... C'è una scritta di Excel. Però tieni più grande il carattere, perché... Ah, ok, adesso... Prima l'avevo ingrandito, poi quando avevi caricato la pagina... Hai tolto un punto percentuale di... Ok, praticamente quello l'ha proprio detto no. Questo non è assolutamente questa eccezione. Okay. Sì, scusatemi per il tempo. Una domanda sulla creazione del bot. Posso crearlo anche via API? Questo modello qua? Se io volessi creare quello che tu hai creato da un solo. Sì, sì, sì. Posso farlo via API? Sì, sì, assolutamente. Alle sue API posso farlo in maniera programmatica. Io ho preparato in realtà non vi farò vedere il codice di questo bot, perché... chiesto di non scendere troppo nel tecnico, quindi io questo punto puoi anche farlo vedere un attimo. Poi dopo apro il studio e ve lo faccio vedere. Io ho già preparato un bot dove ho utilizzato il modello di Luis che ho creato precedentemente per capire che cosa gli sto chiedendo. Quindi se io gli dico ciao, se io dico ciao, entrerà nell'intent greetings e mi darà la risposta. In questo caso le risposte io non faccio nessuna ricerca da nessuna parte, per semplicità di demo le ho schiantate nel codice del bot, a tutti gli effetti. Quindi mi dice ciao, sono il feedback bot, qual è il tuo nome? Gli do il mio nome.
e lui mi dirà, ok, io l'ho fatto parzialmente guidato, volontariamente, per non dare, diciamo, troppa libertà all'utente, che poi magari inizia a dirmi parolacce, cose strane, quindi volevo evitare. Inizia, cioè, chiedendomi aiuto. Ok, che cosa puoi fare? Io in realtà ho scritto help, non potevo scrivere neanche che cosa puoi fare. Vabbè, se puoi chiedermi maggiori informazioni sullo speaker, puoi chiedermi di voler fornire un feedback, e naturalmente scusami se faccio qualche errore, perché sto imparando, cioè nel senso non ho ancora tutta la conoscenza che mi serve. Infatti, per esempio, se io adesso richiedessi I want more info senza dargli nessuna specifica, lui farà vedere il mio profilo di Twitter, perché vabbè, perdevo, ho scelto di non di esserci soltanto io in questo momento, perché lo speaker di questo evento, diciamo, ero lo speaker di questa sessione, ero io, e non volevo andare troppo nel dettaglio. Poi la demo sarà da ampliare. Posso decidere di fare il follow su Twitter. Nel caso in cui io decido di farlo, lui naturalmente è qua per farvi vedere che potete agganciarlo anche ai servizi esterni. Quindi lui in questo momento mi sta dicendo di autorizzare di autorizzarmi su Twitter. Vabbè, adesso non farò l'accesso con il mio account. Potrei anche, per esempio, andare a dirgli andare a fare un'altra cosa. Qui, come vi dicevo, ho aggiunto la funzionalità di dare un feedback. Lato backend, io che poi gestisco il mio evento, eccetera, eccetera, voglio sapere i feedback che sono stati dati all'utente, se sono positivi, negativi, come sono stati, magari voglio rifare delle analisi successive, eccetera, eccetera. Una cosa che posso fare, per esempio, adesso sono proprio uscita dalla chat, quindi mi chiede semplicemente di ricominciare. Se fossi, per esempio, su un altro canale o chat, quando ricaricate la pagina perde tutte le informazioni che ha sull'utente. Se fosse su Skype questa cosa non succederebbe, lui non mi avrebbe più detto ciao eccetera eccetera, ma avrebbe già capito che ero io, perché la conversazione non finisce quando chiudo la finestrella di Skype, ma devo proprio cancellare la conversazione dal bot, così anche per Facebook e per altre tipologie di canali di comunicazione. La connessione con i canali, ci sono dei connector che lasciate? O devi implementarla? La connessione con i canali è già fatta, nel senso che nel momento in cui tu hai sviluppato il tuo bot, nel frattempo apro il tuo studio, così faccio vedere. Nel momento in cui tu hai creato il tuo bot con l'SDK del bot framework, che al momento è disponibile per C# per Node.js, non so se avete visto la risparmia del robottino prima, vado su questo portale, che è il portale per esempio del bot framework. Seleziono My Bot, mi devo autenticare. Questo qua è il bot che io ho registrato. Vabbè, adesso è un po' di issue perché prima ho fatto degli esempi, delle prove che non sono andate a buon fine. Però qua io cosa dovrò fare? Se Skype e la web chat mi vengono già dati gratis, nel senso che nel momento in cui io creo questo tipo di applicazione ce li ho già. Tutti gli altri canali li devo registrare, naturalmente per esempio per Messenger dovete creare l'app su Facebook, Facebook vi rilascia App ID e App Secret, non mi ricordo mai il nome, Prior Ready, Secret, non mi ricordo mai bene i nomi tra uno e l'altro, perché poi varia. Ok, App ID e App Secret, li mettete di qua, ci sarà la sua interfaccia dove vi chiede le informazioni necessarie, che sono poi quelle che Facebook vi lascia, e nel momento in cui avete completato questo è fatta l'integrazione sulla connessione con il canale di comunicazione. Per registrare l'app... Scusa, una domanda, già che sei su quella pagina, puoi andare in giù? C'è una parte di terza che è quella del callback. Sì. Ah, ok, fornisce lui un callback URL per la verifica del token. Esatto. Un'altra domanda, invece l'integrazione con quello che si prima con l'autenticazione... No, vabbè, quella è fatta dal codice del bot. Cioè, io in quel caso lì, non su Twitter, non devo fare nulla se non... vedere, cercare l'utente o appunto seguirlo, sì, eccetera, eccetera. Usando una libreria. Io ho usato una libreria C#, l'ho aggiunta all'interno del codice, ho gestito io il fatto che all'interno del mio bot, il fatto che nel momento in cui clicco su autorizza sulla pagina web, c'è una callback che viene mandata indietro al bot come se la pagina di autorizzazione fosse l'utente in quel momento. Quindi lui la prende come un messaggio e va avanti con la conversazione. E
per registrare il bot, semplicemente quando fate registro nuovo bot, dovete dargli il endpoint al quale devono essere mandati inviati i messaggi. Quindi sostanzialmente tutta questa prima parte è lo spazio di hosting dove c'è la mia applicazione e via i messaggi del controller a cui vengono inviati tutti i messaggi che scrivono utenti nella chat. Ok, ci sono altre domande? No. Pricing? Il bot framework è open source, c'è su GitHub, puoi anche dopo di scaricarlo, quindi guardare. E per usare Luis la parte di... Luis ha una versione gratuita che vabbè, è limitata nelle chiamate, adesso non mi ricordo il tot, è limitata un tot al mese chiamata a quelle endpoint, altrimenti serve una sottoscrizione Azure, quindi devi creare un'istanza, quell'istanza non farà altro che lasciare una chiave che tu vai a mettere nella pagina di configurazione del modello, qui c'è una sezione, qua è l'istruzione di publish, qua queste sono le chiavi. Okay. Del tuo servizio, invece di mettergli quella standard che ti rilascia lui quando sei nella versione gratuita, gli metti quella che è registrata su Facebook. C'era un'altra domanda? Prima quando facevi vedere Jason che tornava direttamente ad Alba, sì. L'autenticazione funziona? Ho visto che c'era una chiave messa nell'URL. L'autenticazione a questo servizio qua? Alla mia app, cioè perché sennò basta. Ma solo no, allora quando tu utilizzi Luis e usi e non usi le REST API ma non utilizzi l'SDK che il bot framework mette a disposizione, quindi con OpenC# o per Node, vi faccio vedere un esempio. Ma se io dovessi svilupparla, cioè la scrivo in Python, che bisogno? Se usi la REST API ci sarà un header dove devi passare la chiave. La chiave è sempre quella che ti lascia o il servizio o che registri su Azure. Oh. Sostanzialmente ha un'app ID e una chiave. Quell'app ID e quella chiave, per esempio, ti faccio un esempio qui, io ho utilizzato l'SDK dove c'è una classe che implementa il Luis Dialog, quindi il fatto di potersi connettere a Luis per capire di cosa sta dicendo il mio utente, e qui queste sono app ID e la chiave. Se facevo una chiamata REST, gliela passavo all'interno dell'header di autenticazione. Ma invece come fa tutta la browser? Quando ho fatto soltanto la richiesta? No, quando ho fatto soltanto la richiesta è tutto nell'URL. Ah, è quello? Sì. Cioè, quando ho fatto quella richiesta lì era tutto nell'URL. Sì. Qua c'era. Qui c'era la PID e la Substitution. Esatto. Però vabbè, diciamo, questa volta è l'abilità, il portale per fare appunto i test sul, diciamo così. Non sarebbe il caso eventualmente così. Non sì, vabbè, ma questo era una demo. Poi naturalmente qua io adesso ho il point sullo slot di produzione. In realtà potevo metterlo sullo staging per farlo vedere come demo e poi dopo, però essendo una demo non c'è nel senso, anche se mi prendete un parallelo in questo momento. Ok, l'ultima cosa che sto andando. Ah, sì, ho un paio di domande veloci. Quindi seguo. Il reale stato dell'arte per l'italiano? Scusa, non ho sentito. Il stato dell'arte per l'italiano. Cioè, su Luis? Ha detto presto. Presto vuol dire 6 mesi, un anno. Allora, su Luis, a parte la parte di Brevil Domain, che in questo momento non ho un'informazione sulla roadmap, quindi ti dico presto perché sarà nel breve termine, però non ti so dire quando saranno disponibili. Tutto il resto, quindi la parte di definizione degli intent e tutto quanto, è già disponibile. Ma cioè quello che io ho fatto... O come machine learning? No, come servizio, quindi anche machine learning che ci sta dietro. Quindi se io tutta questa cosa, invece di fare in inglese, la facevo in italiano, funzionava esattamente nello stesso modo. L'unica parte che non è ancora stata implementata è questa, quella dei preview domain, che è in preview in inglese e in italiano non c'è ancora. Ok. La seconda cosa che ho sono strumenti di analisi dei dati. Ci sono allora qui su, diciamo i dati che arrivano a questo servizio allora qua per puoi vedere che io faccio poi chiaramente sono sì. Che io avrò... allora quello che puoi vedere da qui è aggiunto una piccola parte di dashboard dove puoi vedere quante chiamate sono state fatte all'endpoint, quanti diciamo quante frasi sono state hai caricato tu, un po' di informazioni sul modello. Se vuoi diciamo ottenere un altro tipo di informazioni, cioè se vuoi memorizzarle da qualche parte lo devi fare tu da codice al momento.
non c'è una dashboard dove c'è, cioè, un analytics delle conversazioni. C'è per il bot. Il bot, non so se avete visto all'interno del portale. All'interno del portale c'è una parte di analytics che puoi attivare. E questa è, diciamo, te la trovi già data nel momento in cui alla tua applicazione tramite Azure aggiungi un Application Insight, che è un servizio che fa telemetria delle applicazioni web. Quindi sostanzialmente qua dice quanti utenti unici, quante chiamate sono state fatte all'endpoint, però questo è a livello di bot, non è a livello di modello. Ho capito che mi chiedessi, okay, proprio a livello di modello. Una domanda, sì? Lo stato della conversazione lo salva direttamente il bot framework? Devo salvarlo io? Puoi decidere come fare, nel senso che il bot framework ha un suo database interno dove puoi salvare alcuni dati relativi all'utente, all'utente, diciamo, in generale, alla conversazione o all'utente della conversazione. Immagina che una chat di gruppo, l'utente specifico della conversazione specifica. Altrimenti quello che puoi fare è decidere tu, da codice, di memorizzare lo stato di udito della conversazione, lo usando su quel database, in uno storage, dentro la, diciamo, lo spazio di applicazione che preferisci. Suppone che, allora, giustamente, ci sono un po' di modelli. No? Sì. Allora, io voglio usare questo per avere un aiuto a compilare un questionario. Mm-hmm. Quindi il modello lo devo costruire io. Sì. C'è già esempi per farlo tu. Cioè, tu devi creare quei contesti che qui in questi alcuni casi dovrebbero. Allora, per compilare il questionario non è proprio la scelta migliore, c'è un altro modo per poterlo fare. Se vuoi, però ne parliamo, sì, alla fine della sessione, sì, perché è un pochettino più lungo. Sì, va bene. Quindi non è, mi hai già dato una risposta. Non è questa la cosa da guardare per compilare il questionario. Ok, l'ultimissima cosa che faccio vedere sarà velocissima. Se io le dico che voglio dare un feedback. In realtà lo potrei, vabbè, naturalmente lo darò a me, è un po' realistica questa demo, però. La prima cosa che mi chiede è, dai un feedback numerico, quindi da 1 a 5, questo è semplicemente un messaggio che viene inviato, va bene, 4, andiamo, troppo. 4, vuoi aggiungere anche un commento di testo? Sì. Io posso andare a aggiungere il mio commento di testo a proposito di Azure, perché questo, diciamo, questa parte nel backend gira su una function, nel senso che nel momento in cui io inserisco un nuovo commento, viene su una function, è un servizio, servizio Azure serverless, sostanzialmente. Quindi nel momento in cui io inserisco un messaggio, cioè vado a inserire il mio commento, il mio feedback, questo feedback viene messo dentro una coda e viene triggerata dalla function per far scatenare le analytics, le text analytics, e capire il sentiment di quel feedback. Quindi, se io dico, non so, read thoughts, ok, il tuo feedback è stato inserito. Se vado a vedere la function qua nei log, la function è partita, la lingua riconosciuta è l'inglese, se lo facevo in italiano mi diceva che era italiano, e vabbè, ho inserito in un Cosmos TV, che è un documentale, ma non solo, però non mi dilungo adesso, il mio feedback, e lo vedrò nella mia applicazione di backend. Questa, vabbè, è un'applicazione di backend stupidissima, dove io vado a raccogliere tutti i feedback che arrivano dai vari utenti del mio post, naturalmente senza sapere chi è utente, perché non sarebbe, diciamo, il caso. Basta, ho già parlato troppo, vi lascio questa mentre cambiamo speaker, dove ci sono alcuni link utili relativi a quello che vi ho fatto vedere, e appunto se volete seguirmi su Twitter, sicuramente nei prossimi giorni, domani, metterò le slide, quindi nel caso trovate tutte queste informazioni. Grazie.